questo tutorial io vado ad usare un fondo che è leggermente più piccolino del 30x10, 24x8. Allora iniziamo ad infilare, iniziando sempre dal centro. Allora io vado ad usare un uncinetto numero 4 perché il cordino che uso è lo Swan Tie, quindi ha uno spessore insomma un po' in più rispetto a quello mignon. Inizio in questa maniera qui, inizio dal centro. Siccome questo tipo di cordino, una catenella, mi aggancio, è bello spesso, procederò in questa maniera qui. Qui nella curva vado a realizzare, vedete, fino all'angolo, quindi fin qui così, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, vado a lavorare due maglie basse in ogni foro. Da qui in poi alterno una maglia bassa, due maglie basse, una maglia bassa, due maglie basse, quindi io mi trovo così. E lavoro due maglie basse, ancora due maglie basse, e vedete nell'angolo ancora due maglie basse così. Adesso inizio ad alternare, quindi una maglia bassa nel prossimo, due nel punto dopo, una maglia bassa nel prossimo e due in quello dopo. Quindi alterno le mie maglie basse fino ad arrivare all'angolo. Quindi nel momento, vedete che io arrivo nell'angolo, quindi da qui fino ad arrivare nell'altro angolo, io lavoro semplicemente due maglie basse in ogni foro. Quindi per tutta la curva, diciamo così, io lavoro sempre due maglie basse in ogni foro. Facciamo questo quando vogliamo che la borsa non si allarghi troppo, perché se andiamo a lavorare due maglie basse in ogni foro, in automatico la nostra borsa tende sicuramente ad allargarsi perché il cordino è più spesso. Se invece avete un filato che è sottile, è chiaro che andranno fatte due maglie basse per ogni foro. Calcolate che io lo sto lavorando anche con uncinetto 4, quindi vi renderete conto che lo Swan Tie è molto più spesso rispetto al mignon. Quindi ho lavorato, vedete, due maglie basse per tutta la curva. Quindi arrivata a questo punto inizio di nuovo ad alternare, quindi nel prossimo lavoro una sola maglia bassa e nel prossimo due e così via, 1 2 1 2 fino ad arrivare chiaramente nell'angolo. Quindi vedete, a questo punto siamo arrivati nel nostro angolo e proseguiamo chiaramente lavorando due maglie basse fino ad arrivare dove abbiamo iniziato il nostro lavoro. Eccoci. Allora, chiaramente noi in questo punto qui ci siamo solo agganciati, quindi ne lavoreremo due, quindi nel punto dove abbiamo iniziato, perché non abbiamo nessuna maglia bassa. E andiamo, vedete, ad agganciarci qui nel punto subito dopo e chiudiamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Quindi il risultato, vedete, sarà questo qui. Allora, arrivati a questo punto qui, io lavoro una catenella, metto il mio marcapunti sulla catenella. Ed entro in ogni punto, quindi lavoro ogni punto delle maglie basse, però in coste, quindi non prendo, vedete, tutte e due, no, ma entro al centro e lavoro le mie maglie basse in questa maniera qui, in modo che andiamo, vedete, a creare la treccina
che poi ci permetterà di piegare il nostro lavoro. Quindi andiamo a lavorare delle maglie basse in costo per tutto il perimetro fino al marcapunti. Quindi, arrivati a questo punto, una catenella, mettiamo il nostro marcapunti e iniziamo a lavorare il nostro punto canestro. Iniziamo con il primo colore scuro. Allora, nel primo punto lavoriamo una maglia bassa. Nel secondo punto, vedete, io devo entrare qui. Chiaramente non entro qui, ma entro sotto la V, in questa maniera qui, e lavoro il mio punto canestro. Nel prossimo lavoro una maglia bassa come si presenta. Nel prossimo non devo entrare qui, ma sotto la V. Anche se il colore è scuro, non dovete fare altro che lavorare il punto canestro, che è un punto insomma abbastanza semplice. Ora io entro nel punto basso semplice e nel prossimo non entro a maglia bassa semplice, ma sotto la V, vedete? E andiamo praticamente a lavorare in questa maniera qui per tutto il giro, quindi un punto maglia bassa e un punto canestro sotto la V. Allora, vedete, io mi troverò una maglia canestro qui, vi faccio vedere, quindi qui una maglia canestro, qui ho la mia chiusura e subito dopo ho chiaramente una maglia bassa. Quindi che cosa faccio? Dove ho la maglia bassa e quindi c'è la maglia bassissima, entro e lavoro una maglia bassa. Ok, metto il mio marcapunti perché così ricorderò che è qui che dovrò cambiare il mio colore. E nel prossimo, chiaramente, avendo fatto una maglia bassa qui, io entro e lavoro una maglia canestro sotto la V. E adesso non faccio altro che lavorare in questa maniera qui. Guardate bene. Dove ho la maglia canestro, quindi vedete questa V più lunga, lavoro una maglia bassa. Dove ho chiaramente la maglia bassa, vado sotto e lavoro una maglia canestro. Dove ho la maglia canestro, quindi allungata, lavoro una maglia bassa. Dove ho la maglia bassa e quindi c'è lo spazio sotto, lavoro la mia maglia canestro. Allora, adesso noi dobbiamo proseguire per un tot di giri, sempre in questa maniera qui, in tondo. Quindi rimarremo solo il marcapunti perché ad un certo punto andiamo a cambiare il colore. Allora, è vero, io ho iniziato con un colore scuro, lo so che in video non aiuta tanto, però è più bello insomma iniziare con un colore scuro, scuro e poi fare il contrasto con un colore chiaro. Insomma, a me piace così, anche perché ho i manici di questo colore marrone scuro, quindi dopo appoggiati sul ruggine erano molto più belli, quindi insomma ho dovuto fare così. Quindi andiamo a proseguire per un tot di giri, io adesso proseguo e poi vi dico più o meno quanti giri ho realizzato e poi iniziamo a cambiare il colore. Allora, io ho realizzato i miei 20 giri, quindi ho realizzato in totale 20 giri di maglia di punto canestro. Adesso vedete, io mi trovo così, dove ho messo il mio segno, in questa maniera qui, io tolgo il mio marcapunti, chiudo a maglia bassissima e tiro, vedete, il filo che ho tagliato, ok? E vado a chiudere chiaramente il punto come vi ho fatto vedere spesso. Così. E andiamo chiaramente a nascondere. Ok? Adesso dobbiamo andare ad iniziare chiaramente con il colore di contrasto, che sarà un colore insomma che si abbina al vostro colore più scuro, non deve essere per forza un colore uguale al mio, ovviamente. Allora, io ho scelto questo, vedete, perché contrasta abbastanza bene, che è un ruggine. Ora, non è importante a quale lato iniziamo, possiamo iniziare dove abbiamo chiuso, possiamo iniziare di qua, non è importante, perché noi dobbiamo iniziare proprio da capo. Quindi io entro, vedete, dove ho una maglia, diciamo una maglia
canestro, quindi quella allungata. Entro qua, prendo il mio filo e realizzo chiaramente una catenella per agganciarmi. Ok, chiaramente mettete il vostro marcapunti per individuarla. Subito dopo, che punto avrò? Avrò chiaramente il punto, dovrò fare il punto canestro. Aspettate, voglio avvicinarmi. Ecco qua. Quindi dove ho il marcapunti mi sono legata, nel prossimo punto vedete una maglia bassa semplice, quindi chiaramente entro giù alla V e lavoro una maglia canestro. Con il colore chiaro adesso si vedrà meglio. Nel prossimo entro e lavoro una maglia bassa come segue. Nel prossimo ho la maglia bassa, lavoro una maglia canestro. Nel prossimo la maglia canestro e chiaramente lavoro una maglia bassa. Nel prossimo la maglia bassa e lavoro la maglia canestro. Maglia bassa, maglia canestro, maglia bassa, maglia canestro. Ecco, vedete che già si inizia a vedere il contrasto, quindi proseguite così fino al marcapunti. Allora, procediamo, vedete, arriviamo quasi alla fine, dove io devo lavorare l'ultima maglia, che è la maglia canestro, e qui ho praticamente il mio aggancio che in automatico, scusatemi, il mio aggancio che in automatico è la maglia bassissima. Però che cosa faccio? Tolgo il mio aggancio, non chiudo sulla maglia bassissima, ma entro come se entrassi praticamente di nuovo nel punto e lavoro una maglia bassa. Metto il mio segno e proseguo lavorando. Vedete, nel prossimo una maglia bassa. Allora, scusatemi perché ho perso l'inquadratura. Quindi dicevo, dove ho, vedete, la maglia bassissima, entro e lavoro una maglia bassa. Invece di chiudere, quindi a maglia bassissima, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassa, perché in automatico, vedete, noi qua abbiamo la maglia canestro. Proseguiamo, dove abbiamo la maglia bassa, lavoriamo giù la maglia canestro, dove abbiamo, vedete, la maglia canestro allungata, lavoriamo la nostra maglia bassa, dove abbiamo, vedete, la maglia bassa, entriamo giù e lavoriamo la maglia canestro. Di nuovo, qui abbiamo la maglia canestro, lavoriamo la maglia bassa. Quindi adesso, alla stessa maniera, andiamo a proseguire un tot di giri. Quindi proseguite, non dobbiamo chiudere perché vedete adesso qui voi incontrerete la maglia bassa, andate sotto la V e lavorate la maglia canestro. In questa maniera qui non si vedranno praticamente non si vedrà l'attaccatura. Va bene, proseguite così fino al marcapunti, insomma per un tot di giri che io poi vi indico. Allora, vedete, io arrivo al centro. Ho realizzato in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, quindi altri 13 giri di maglia di punto canestro, quindi 20 per il colore scuro e 13 per il colore più chiaro. Ok? Chiaramente, se non volete dividere i colori, andate a fare tutti i giri, insomma, di un solo colore. Io adesso tolgo il marcapunti, che chiaramente dovrà trovarsi al centro, perché se non vi trovate al centro, insomma, fate in modo che vi trovate. Entro, vedete, nel prossimo punto e lavoro una maglia bassissima. Taglio il filo e chiudo il mio punto, come già sapete. E andiamo a nasconderci il filo. Ok, adesso vado a fare un giro di maglia bassa, però nel colore scuro. Potete farne anche un paio, dipende poi, insomma, come vi piace di più. Allora, io entro, insomma, al centro di uno dei punti, mi aggancio, qui chiaramente ho ancora la catenella dietro, una catenella, scusate. Metto un marcapunti per il semplice fatto che andrò a chiudere qui. E entro, vedete, in ogni punto. Allora, vediamo bene dove siamo entrati, perché se siamo entrati dove c'è qua, dobbiamo andare, vedete, nel punto subito dopo. Quindi io entro
nel punto subito dopo e lavoro una maglia bassa. Perché ho detto così? Perché qua chiaramente quando noi chiudiamo è come se ci trovassimo due maglie nello stesso punto, quindi essendo accavallate possiamo non accorgercene, quindi guardate bene. Adesso entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa. Entro nel prossimo e lavoro una maglia bassa. Quindi semplicemente andiamo a lavorare un giro di maglie basse. Richiameranno praticamente il nostro colore sottostante, quindi la parte di sotto. Chiaramente è un gusto personale questo, vedete? Quindi proseguite così. Quindi arrivo dove ho praticamente il mio marcapunti e entro, vedete, all'interno della mia catenella e chiudo maglia bassissima in questa maniera qui. Tagliamo ovviamente il nostro filo. Tiro il mio filo e vado a chiudere nella maglia subito dopo. Ecco qui. Il procedimento di chiusura è sempre lo stesso. Dietro quindi abbiamo, vedete, i nostri filini dei due colori. Li dobbiamo andare a tirare bene in modo che il bordo, vedete, venga bello, insomma, lineare, quindi che non ci sia scalino o niente, e andiamo chiaramente a nasconderli. Adesso, prima di foderare chiaramente la nostra borsa, andiamo a cucire quelli che sono i nostri manici. Quindi vedete il risultato più o meno sarà questo. Come potete vedere, la borsa è salita molto fedele al fondo. Guardate, ovviamente era il mio scopo. Anche se si allarga leggermente, perché forse se ve la metto di lato si vede, viene leggermente bombata. Ma non è eccessivo. Perché? Perché quando andiamo a fare due punti, io già ve l'ho spiegato in altri video, per ogni buco, chiaramente col punto canestro la borsa si allarga a volte esageratamente, quindi poi il lato di sopra dobbiamo andare un pochino a stringere. Invece in questa maniera qua, anche se si allarga leggermente, vedete, però ha una linea, diciamo, abbastanza fedele alla larghezza del fondo. Chiaramente io la volevo così. Ok, adesso andiamo a fissare i nostri manici. Allora, andiamo a vedere adesso come dobbiamo fissare i nostri manici. Allora, io avevo, vedete, questi manici che portano i due fori, veramente un'applicazione molto molto semplice. Allora, io come faccio? Stendo la borsa in questa maniera qui, poi praticamente non faccio altro che contare, quindi più o meno mi regolo a che, insomma, larghezza voglio mettere i manici. Quindi che cosa ho fatto? Ho contato non le maglie sopra, ma ho contato le V, vedete le più scure, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, vedete? E pari pari alla nona ho attaccato il mio primo manico, semplicemente con un ago, con cruna larga e ho fatto 4 giri, vedete? Sono entrata ed uscita dall'altra parte per 4 giri, poi semplicemente ho fatto un nudo e sono andata a fermarlo con l'accendino, perché sapete che si salda bene. La stessa cosa faccio di qua, vedete, conto le V 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e pari pari, vedete, alla nona vado a fissare l'altro manico. Quindi diciamo che l'applicazione è veramente molto molto semplice. Chiaramente tenete presente che dove iniziate dovete iniziare anche di qua, quindi dove iniziate a infilare di qua uguale, vedete, così. Insomma, l'effetto sarà uguale. Chiaramente giriamo adesso la nostra borsa e non dobbiamo fare altro che andare a posizionare i manici, quindi alla stessa altezza del manico frontale. Questa parte qua ovviamente è molto molto più semplice. E con l'ago largo andiamo chiaramente a fare la stessa cosa, quindi è abbastanza semplice, insomma, niente di difficile. Adesso vado a posizionare gli altri due manici e poi vi faccio vedere la decorazione che ho scelto io.
Quindi una volta che abbiamo, vedete, terminato e quindi abbiamo fissato entrambi i manici, io ho realizzato questo cuore. È un cuore amigurumi e vi metto insomma nel box informazioni il link per realizzarlo. L'unica differenza è che sono andata a fare questa catenella, vedete, ho iniziato e poi ho riagganciato e sono 50, sono di numero 50 catenelle. Quindi io non faccio altro che fare così e posizionare il mio cuore in questa maniera qui, vedete com'è carina? Allora, adesso non vi resta che andare a foderare la vostra borsa e decidere se mettere la cerniera o un bottone calamita, insomma, poi questo è a gusto vostro. E detto questo, io vi saluto e spero che il tutorial vi sia piaciuto. Al prossimo tutorial!